Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 14. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Quale Contatto. Ciao. Stagione 14, episodio 156, Mio Podcasting. Ciao. In questa bloggata audio podcast parleremo del Il Contratto Segreto, le sue incognite osservate nell'Oda Loop. Eccoci qua, un altro podcast sulla brutta storia dell'epidemia Covid. Dunque, il link, se volete espandere quello che vi starò brevemente a sintetizzare in questo podcast, come sempre lo trovate in descrizione. Il link infatti proviene dal blog Mio Radar. Magistratura di Bergamo si è portata via Conte Speranza il 1 marzo 2023, anzi inchiesta sul Covid in Bergamasca, indagati Conte Speranza. 1 marzo 2023, AGI, inchiesta Covid, Conte Speranza e Fontana, indagati a Bergamo. 2 marzo 2023, il resto del Carlino, inchiesta Covid, il procuratore di Bergamo, migliaia di morti che si potevano evitare. Dunque, Speranza è un politico, Conte faceva il professore di diritto privato civile prima di scendere in politica nel febbraio 2020, era senza un partito politico alle spalle nel febbraio 2020. Sono invece rimasti fuori dalla questione Di Maio, che prima di essere nominato da Grillo in politica pare che vendesse biglietti, Lamorgese, che è un avvocato che è esperto di diritto penale e ha skill interessanti per polverizzare la responsabilità penale. Dunque, se sembra un'anatra, se nuota come un'anatra, se starnazza come un'anatra, allora probabilmente un'anatra. Ecco, anche i sassi sanno che quello che si prova in giudizio, e non si può provare niente perché praticamente non sono neanche andati in giudizio, è stato tutto praticamente archiviato perché il fatto non sussiste, nonostante ci fosse praticamente la testimonianza dell'esperto dell'OMS, it took some time before formal guidance became available, che diceva che appunto il report dell'OMS che l'Italia in prima ondata aveva fatto molto male. Nonostante ci siano praticamente le varie testimonianze del professor Merler che parla di gravi errori sistemici ripetuti sia in prima ondata che successivamente anche nelle ondate successive, sia ci sia, per quanto ci sia la perizia del professor Crisanti, che non è il primo passante, primo venuto su questa storia, ma è quello che ha scoperto l'esistenza praticamente degli asintomatici e dei Fauci sintomatici, che ha fatto il conto, che aveva detto che c'erano extra morti, quindi voglio dire tutte persone estremamente qualificate, non il primo venuto che passa così per strada. Quindi non c'era nessuno di queste tre persone, diciamo, né il perito di parte né, diciamo, le varie testimonianze, le persone informate sui fatti, non erano persone che avevano vinto il campionato mondiale di rugby. Ecco, erano persone estremamente, sono persone tutte qualificate e che quando parlavano sapevano di che cosa stavano parlando. Nonostante tutto, ecco, sappiamo come è andata a finire. Vabbè, comunque non è di questo che vi voglio parlare. Voglio parlare dell'Oda Loop, in particolar modo della fase di osservare. Nella mia bloggata ci trovate tutto sull'Oda Loop per sapere che cos'è. Un sistema di decisioni, un processo decisionale che aiuta a prendere decisioni nelle azioni in itinere in tutto. Dunque, il 23 gennaio 2020 i cinesi misero in quarantena la megalopoli di Wuhan da 11 milioni di persone. Ecco, anche uno scemo e avrebbe capito che la cosa era rognosa. I cinesi erano pronti a far crepare 11 milioni di persone a causa di un virus sconosciuto, applicando una stretta quarantena per poter salvarne 1,3 miliardi. Orientare.
si pensa all'audizione in commissione sicurezza, ecco, al Parlamento italiano ai primi del 2020, prima dell'avvento della crisi Covid in Italia, in cui un illuminato ricercatore, appunto il professor Merler, lanciò un disperato allarme in cui prospettò danni catastrofici all'Italia e poi ci azzeccò. Ecco, tali input erano corretti ed è altamente probabile che tali informazioni corrette fornite ai decisori politici, le informazioni corrette siano state elaborate dai mandanti esecutori in modo maligno contro l'interesse del popolo italiano. All'epoca, infatti, all'epoca del primi del 2020, c'era una serie di fatti che adesso vi leggerò che non erano ancora accaduti e che, o comunque se erano accaduti, non erano logicamente collegabili, in quanto ai primi del 2020 non si conosceva ancora quale impatto producesse SARS-CoV-2 con la patologia Covid-19. 6 dicembre 2013. EUNews, Euronews, Grillo e lo speculatore George Soros hanno le stesse idee sull'euro. 12 settembre 2016. Project Syndicate, salvare i rifugiati per salvare l'economia europea. 15 novembre 2016, Secolo d'Italia. C'è George Soros, amico di Prodi, dietro le manifestazioni anti-Trump. 1 settembre 2016, Catholic News Agency. Soros Money tried to exploit Pope's US visit to influence 2016 election. Dunque, il link Catholic News Agency riferisce che Soros ebbe a sborsare money per sfruttare, quindi ebbe a versare denaro per sfruttare la visita del Papa negli Stati Uniti, la visita del 2016, al fine di influenzare le elezioni americane nel 2016. 4 maggio 2017, ADN Kronos, Grillo, che ci faceva Gentiloni con Soros? 19 giugno 2017, La Voce del Trentino. Tutti i misteri di George Soros, il pirata della finanza, amico di Prodi. 19 ottobre 2018, Stampa. Gli eurodeputati PD sono finanziati da Soros. Ora, attenzione, questa è una fonte inquinata che però è linkabile perché è proveniente da tempi non sospetti. 4 gennaio 2018, Giornale, così uomini di Soros hanno scritto il piano migranti del Movimento 5 Stelle. 7 ottobre 2019, Fanpage, Soros finanzia Movimento 5 Stelle. 15 ottobre 2019, ADN Kronos, ecco i finanziamenti di Soros a movimenti e ONG in Italia, radicali e PD. 15 settembre 2020, Il Tempo, quel legame da 2 milioni di dollari tra Soros e Papa Francesco, l'ungherese finanza i gesuiti. 4 ottobre 2020, Giornale di Sicilia, da Assisi, Conte, disse, dopo l'emergenza l'Italia dovrà essere una comunità rigenerata. SEC, Soros, ebbe a investire denari nel laboratorio cinese di Wuhan, sì, proprio quello lì. Questa è un'informazione che distribuisce la SEC, quindi non è un passante, è la SEC. Poi George Soros ebbe a investire in Vuxi nel passato, ma non si comprò proprio quel laboratorio, quindi ebbe a investire in quel laboratorio di Wuhan, Vuxi, proprio da quello dove si vocifera dell'uscita del Covid, però Soros finanziò, diciamo, un progetto non ben definito. 7 di marzo 2022, Immunologi, Palù, in SARS-CoV-2 nel gene che produce la proteina Spike appare inserita una sequenza di 19 lettere appartenente a un gene umano e assente da tutti i genomi dei virus umani, animali, batterici, vegetali sinora sequenziati. La probabilità che si tratti di un evento casuale è pari a circa 1 su un trilione. 7 marzo 2022, Imola Oggi. 1 marzo 2023, Euronews, Covid, per l'FBI la pandemia ha avuto origine in un laboratorio cinese di Wuhan. 1 marzo 2023, TGCOM 24, Covid, il direttore dell'FBI, disse, molto probabile l'origine di un laboratorio cinese. 1 marzo 2023, la NBC News, la Cina rigetta le accuse dell'FBI circa il fatto che il Covid-19, l'epidemia Covid-19 sia stata originata dal laboratorio di Wuhan per una perdita. Ora,
come i piloti militari dopo una missione effettuano un debriefing, così come in economia aziendale si fanno budget trimestrali e si adattano e si controllano per raggiungere gli obiettivi prefissati, così come i medici effettuano un'autopsia per capire cosa ha prodotto la morte in un virus sconosciuto, oppure cosa è andato storto in una terapia apparentemente corretta, a pieno senso logico a posteriori effettuare un'analisi delle responsabilità sulla questione Covid, osservando gli impatti causati dal Covid-19. Chi non pensa che questa cosa sia utile spaccia propaganda e disinformazione per coprire quanto è stato volutamente fatto. Attività di governo è per definizione effettuare scelte quali causano impatti. Osservando gli impatti prodotti è possibile inferire quali fossero gli obiettivi che erano stati ricercati dai decisori dell'epidemia. Il Covid-19 ha causato un enorme numero di morti tra malati ed anziani. Non tutti gli anziani e vecchi votano PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il Covid-19 ha causato un enorme numero di morti tra malati ed anziani. Tutti gli italiani vecchi e malati consumano sanità. Il Covid-19 ha causato un enorme numero di morti tra malati ed anziani. Gli anziani hanno in media una bassa propensione all'acquisto. Durante l'epidemia Covid-19 è stata costante l'attenzione politica a far sbarcare immigrati clandestini in Italia, quanto a far sanatorie per gli immigrati clandestini. L'epidemia SARS-CoV-2 in prima ondata ha causato il lockdown e poi restrizioni severe nella mobilità interpersonale. Questo causa il massacro delle attività economiche piccole, inducendone il loro fallimento. In questo modo si implementa in Italia una ristrutturazione del capitale, lasciando più spazio di mercato alle aziende italiane più grandi e forti, che sarebbero sopravvissute al Covid e che alla riapertura successiva potevano occupare le quote di mercato delle più piccole imprese fallite. Ed è noto che in Italia la quasi totalità delle aziende italiane siano di dimensione artigianale e piccola impresa. SARS-CoV-2 ha causato una riduzione della speranza di vita media, una denitralizzazione della piramide demografica. Piramide demografica è diventata più appuntita e più bassa. Decide. Ok, vabbè. Facciamo. Vi troverete nella mia bloggata, il link lo trovate in descrizione, una serie di bloggate aggiuntive per espandere una serie di temi. L'epidemia dell'influenza spagnola, entrata a Covid in Italia, altro tradimento del popolo italiano e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la prima ondata a Covid. Memoria storica, come il governo Conte 2 gestì il mattatoio della seconda ondata. In Italia minimo assoluto, più 166 infetti a due giorni di SARS-CoV-2, accadde il 20 giugno 2020. It took some time before formal guidance became available. In Italia 74.159 morti di Covid nel 2020, come mai così tanti decessi? Die Arbeit der Covid macht dich frei. Questa è una bloggata con l'aggiornamento. Poi PD, Movimento 5 Stelle e Leo vogliono la morte degli italiani per Covid-19. La brutta storia di procurata epidemia della chiusura degli hub vaccinali 2021 del governo Draghi. Questi sono tutti i titoli di bloggate che potete trovare linkate all'interno. Il link che trovate indicato nella descrizione. Nella mia web page troverete questa serie di rinvii successivi per espandere tutti questi temi nel dettaglio più accurato, ma non è di questo che io vi voglio andare a parlare, ma appunto un'altra cosa, il fatto che se sembra un'anatra, se nuota come un'anatra, se starnazza come un'anatra, ecco, allora probabilmente un'anatra. 1. Serve la convinzione nel febbraio 2020 che fosse utile trasformare una minaccia incombente in un'opportunità straordinaria. Serve un avvocato esperto di diritto penale per polverizzare la responsabilità penale personale in più atti diversi compiuti da persone diverse per rendere più complicata la dimostrazione della colpa e premeditazione. Serve un demografo ed un economista che pensi che sia bene che i vecchi muoiano perché consumano pensioni e sanità e che nasconda la sostituzione etnica con l'assioma liberale della libertà di circolazione. Serve un economista keynesiano che pensi che i consumi degli immigrati clandestini possano far ripartire l'economia italiana
senza curarsi delle ragioni di scambio dei saldi della bilancia commerciale e dei pagamenti. Serve un cattolico che pigi sull'empatia e la colpa dei cristiani e dei ricchi e per estensione la colpa degli italiani, incartando la sostituzione etica in altro modo per nasconderla al popolo italiano. Serve un virologo o un infettivologo capace di capire dagli studi preliminari fatti sul Covid-19 nell'epidemia di Wuhan che il virus colpiva più anziani dei giovani, un'ottima opportunità per sfruttare il virus come un forno crematorio ambulante in Italia. Serve qualcuno annesso alla gestione del debito pubblico italiano che ritenga che sotto una pandemia con un'enorme catasta nazionale di morti e contagiati sia una buona scusa per fare default, un'impossibilità sopravvenuta a pagare i debiti pregressi per sodomizzare BCE più il sistema finanziario francese. Sarà per questo che Hollande aveva mire sui 400 miliardi libici in Unicredit e Hollande li voleva spostare in Francia per tutelarsi dall'esposizione finanziaria francese sul debito pubblico italiano? Punto di domanda. Serve qualcuno a cui stia sul cazzo l'euro. Un default italiano o un Italexit sarebbe un bel botto per l'euro. L'euro, seconda valuta di conto internazionale dopo il dollaro. Costui, che diciamo gli sta sul cazzo l'euro, deve avere interesse a che il piano di sostituzione etica sia portato a buon fine, così i modelli econometrici gestirebbero stupidamente una piramide demografica più bassa, meno costi prospettici di pensione e sanità, maggiori propensioni al consumo con attese di crescita di PIL future più elevate. È utile che costui sia interessato, male che vada, ad una caduta del corso dell'euro rispetto alle altre valute, a fronte di un default italiano. Serve un esterno, oppure uno di cui sopra, con buoni rapporti con PD, Movimento 5 Stelle e Leo, per far passare il piano di rigenerazione dell'Italia. Servono i mass media del mercato oligopolistico italiano del digitale terrestre, a guida PD, Movimento 5 Stelle, LeU, Forza Italia, con sostegno esterno al governo Conte 2 in prima ondata, in modo che l'informazione sia coeva ed omogenea ed avulsa dai fatti, per coprire i fatti spacciando propaganda e disinformazione massiva al popolo italiano. In particolar modo per questa condizione vi rinvio al podcast precedente. Poi serve una guerra contro un nemico esterno per cercare di polarizzare il consenso nazionale, sterilizzando le voci critiche che potrebbero uscire dalla società, dato che le tecniche per sterilizzare la propaganda politica, che è quindi utilizzando l'operation environment quanto la demodoxologia, ecco, sono informazioni di pubblico dominio facilmente apprendibili da tutti. Non ci sono tedeschi, non ci sono francesi nel pool dei mandanti esecutori iniziali, per ovvie ragioni, ma però non è escluso che se ne possano aggiungere successivamente sfruttando la situazione di fatto a loro favore. Ecco, queste sono le condizioni di ricerca che emergono logicamente da inquadrando tutta una serie di fatti che appunto si incomincia a, diciamo, da tutti i fatti posti a sistema che potete trovare nella bloggata con tutti i link, andandovi a leggere le bloggate con etichetta rigenerazione Soros oppure storia sulla questione Covid, e quindi ponendo a sistema tutto quello che è successo, uno chiaramente osserva e si pone domande, proprio perché se sembra un'anatra, se nuota come un'anatra, se starnazza come un'anatra, ecco, allora probabilmente è un'anatra. Per questa puntata è tutto, ciao, alla prossima. In descrizione vi ricordo il link se volete andare a espandere appunto la mia bloggata. Ciao, alla prossima.